cari amici del Telefano, con sta pioggia, con sto vento, è ritornato ste tormento, è tornato Flavio Vento. Cari amici, allora io mi trovo in Africa, in Sierra Leone, però vi voglio consigliare lo stesso un bello spettacolo del San Costanzo Show, venerdì, sabato e domenica a Pesaro. Sarà uno spettacolo interessantissimo perché si parla del ciclo, del nuvolo, del pioggio, Cosa dice? Cosa dice? È uno spettacolo meteorologia. Ma no, è uno spettacolo con tutti i personaggi del San Costanzo Show. Tutti meteorologi. No, ci sarà lei che... già è pure troppo . E poi ci sono i classici personaggi del San Costanzo Show, personaggi nuovi, giriamo il mondo in 80 minuti . E andiamo in tutto il mondo, andiamo persino sulla luna . Andiamo in America, andiamo in Africa, capito? Facciamo il giro del mondo. Pensa che saputo lì. Dove? Al Teatro Sperimentale di Pesaro, 2, 3 febbraio a Pesaro. Adesso proprio domani, dopodomani, capito? Pesaro cos'è? L'Umbria, no? L'Umbria. Andiamo tutti a Pesaro in Umbria. Nelle Marche. Ma poi la tournée continua. Continua pure. Andiamo alla Fenice di Senigallia, andiamo ad Ancona, andiamo a San Lorenzo in Campo, andiamo a San Costanzo, andiamo in tantissime città delle Marche. Sul nostro sito sancostanzoshow.com ci sono tutte le date, potete anche comprare il biglietto. Girate, capito? Più di me, Io però voglio dire una cosa, venerdì sono in Bangladesh. Presidente, dov'è il Bangladesh? Sì. Io sono lì, non posso venire, mi dispiace. Farò una videochiamata. A Pesaro, anche colonnello. Faccio una videochiamata. Lei adesso c'ha la tournée, comincia la tournée del San Costanzo Show da venerdì 1 febbraio. Capito? Sabato sono in Uruguay. No, è sempre a Pesaro. Presidente, è stato dove sono domenica? In Paraguay. Hai capito? Sabato Uruguay. A Pesaro. E domenica venerdì, Paraguay. Sabato sera, domenica pomeriggio. Ecco, a Pesaro, vi aspettiamo. Dal Paraguay. Ciao, in teatro dal vivo, dai. Dall'Uruguay. Colonnello, se non la so. Dai, dall'Uruguay. Ho fatto il battutore. È la miseria, insomma, di questi, insomma.